Amici di Guitar Point, bentornati sul nostro canale. Oggi c'è Simone che si fa la barba con il cutter. Sono riuscito stamattina. Esatto. Oggi vogliamo fare un unboxing, quello che si chiama unboxing, ovvero apriamo insieme un imballo e vediamo cosa c'è dentro. Vabbè, già dalla scatola si capisce benissimo che è qualcosa di bello e conosciuto. Conoscete questo logo? Penso proprio di sì. Non è Gibson. Non è Gibson, comunque, ecco. E allora, vediamo un pochino cosa ci tira fuori il buon Simone The Champ. Ullala! Vedo una custodia. Bravo! Vai là! Attenzione, attenzione, attenzione! Siamo pronti? Vai, 1, 2 e voilà! Attenzione, fresca, fresca, appena arrivata. Sappiamo benissimo che non è una novità di mercato, ovviamente, perché parliamo di una Fender Stratocaster American Professional 2. Però è talmente bella che un unboxing era d'obbligo. Questa è una Blackie, quindi colore black con tastiera in acero, ricavata dal monoblocco. Ricordiamo che i pickup sono dei V-Mod serie 2. Tanti particolari hanno caratterizzato questa serie 2 dell'American Professional, come la tastiera con i bordi stondati, che dà assolutamente un comfort straordinario, e il ponte con le sellette vintage e il doppio pivot, e anche questo selettore push pull sul controllo di tono, che mette in commutazione tutte e tre i pickup. E niente, io farei anche un test di suono, che dici? Facciamo. Dai, li facciamo sentire ai nostri amici. Ma solo per ricordare, perché ovviamente sono tutti preparatissimi, e facciamo sentire un po' un suono storico, che è quello appunto della Fender Stratocaster, ma nella sua ultima release dell'American Professional 2. Ok, attacchiamo. La parte più difficile questa. La parte più difficile è attaccare il cavo. Esatto. Esattamente, fatto. Controlliamo la cordatura, magari, che dici? Apri, apri. Allora, è quasi accordata, attenzione. Questo ci dà anche la misura di come Fender cura i propri prodotti. Vai, Simo. Faccio sentire una cosa speciale, solo per voi. Una cosa, però. Ok, test finito. No. Posizione al manico. Posizione, quarta posizione, manico centrale. Posizione centrale. Ponte centrale. Vabbè, ci sarebbe anche
la nuova funzione dell'elettronica che aggiunge alla prima e seconda posizione il pick up al manico. Quindi sentiamo da... Questo è il suono standard della Stratocaster americana. Così invece andiamo ad aggiungere il pick up al manico. Cambia tutto, più rotondo. Sentiamo con un po' di crunch. Ok ragazzi, allora vi invito naturalmente a iscrivervi al nostro canale, così potrete ricevere tutte le anticipazioni, tutti i videotest, le novità dal pianeta Guitar Point. Grazie da Simone Campione e da Alfredo Dini e da Giorgio Nucifora. Baci a tutti, alla prossima!